Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Come avete letto dal titolo, oggi altro giro, altra patch, mi verrebbe da dire. Infatti, prossimamente verrà rilasciata, già probabilmente nella giornata odierna, una nuova patch su PC e su Stadia, per poi arrivare settimana prossima, come al solito, orientativamente martedì barra mercoledì, anche su PS4, PS5, Xbox One, Serie X e Serie S. Ci sono delle modifiche che sono state apportate al gameplay, ci sono delle modifiche che sono state apportate anche ad altre modalità e in particolare alcuni problemi di stabilità dovrebbero essere stati risolti, quindi io direi di non perderci troppo in chiacchiere, passiamo subito sulla schermata dove ci sono tutte le notizie in maniera tale che poi sono curioso di sentire la vostra nei commenti. Eccoci qua dunque, il nostro amico EA Bogdan, FIFA developer, che è fiero come potete vedere in questa foto con una coppa dell'oro 1 in Weekend League, ci dice che il nuovissimo title update sarà disponibile a breve per PC, Origin, Steam e la nuova versione di FIFA 22 andrà a includere i seguenti cambiamenti. Gameplay, ovviamente quello che ci interessa di più. Sono state toccate le seguenti situazioni. In alcune rare situazioni la palla poteva essere mossa da un giocatore senza che la partita riprendesse. Quante volte l'avete visto sicuro, regà, quel bug che facendo lo schema a 3 e facendo partire uno dei due battitori laterali, spesso e volentieri capitava che questo nella rincorsa colpiva il pallone e voi rimanevate così a guardare la partita che non riprendeva, il tempo che era immobile e quindi chi la dura la vinceva, perché chi quittava per primo regalava la vittoria all'avversario. Quindi anche se queste rare situazioni non erano poi così rare, visto che capitava molto più spesso di quanto sarebbe dovuto essere, probabilmente adesso non vedremo più questo esilarante problema. Seconda situazione, ci dice che in alcuni casi l'arbitro non chiamava fallo dopo che il portiere va a fare un contatto illegale col portatore del pallone, tipo tutte quelle animazioni dove il nostro portiere tipo Aka Superman andava ad impattare sul portatore di palla nostro o viceversa dell'avversario senza praticamente portare ad un rigore o comunque ad un fallo. Questa è una roba veramente fastidiosissima perché praticamente rendeva quasi immuni i portieri da chiamate di questo tipo, e sappiamo bene quanto il portiere in uscita sia comunque un giocatore irruento ed è giusto che in qualche modo nel momento in cui si venga a generare un contatto falloso venga dato il rigore. La mia unica preoccupazione però, come al solito, è che fondamentalmente qui sappiamo bene che i nostri amici della EA non sanno mai trovare una via di mezzo, quindi sono spaventato al fatto che adesso non vorrei che basta che il portiere soffi sull'avversario per far sì che fischi rigore, perché ci mancherebbe solo questo su questo gioco. Terzo problema che viene risolto, ovvero sono stati fissati alcuni problemi di stabilità che potevano accadere durante il secondo tempo. Minchia, potevano accadere? Si stanno chiaramente rifacendo a quello che è il calo di frame che si verificava intorno al 47esimo e al 51esimo, o capitava anche in alcune situazioni più avanti nella ripresa, che appunto ci fossero proprio dei cali di frame che andavano a ritardare quella che era la lineare azione che uno stava facendo, perché il gioco praticamente andava a droppare questi benedettissimi frame. Pare che abbiano risolto questa cosa, che sarebbe una santissima soluzione che ci aspettavamo in realtà anche da un po' di tempo. Quarto problema, alcune volte i portieri saltavano troppo in alto cercando di fare una parata in tuffo. Queste animazioni non vanno a colpire quella che è l'abilità del portiere di fare parate. Quindi sicuramente anche qui avete visto quelle rare occasioni nel quale il portiere praticamente faceva un salto come se fosse sui trampoli, arrivava quasi in cielo e andava a toccare il pallone. Questa roba qui onestamente a me è capitata veramente raramente, forse una volta in tutte le partite che ho fatto. Quello che mi premeva di più era più che altro l'andare a toccare il fatto che il portiere alle volte invece di cercare l'impatto col pallone stuffasse in avanti. Questa secondo me era una roba che potevano risolvere, visto che alcune volte invece di prendere la palla il portiere praticamente la scavalcava e ci andava oltre. In alcune situazioni poi, dice ancora, l'arbitro andava a cancellare incorrettamente quella che era la chiamata del vantaggio
facendo praticamente risultare il tutto con un set piece non intenzionale, quindi con una punizione non intenzionale. Quindi pare che adesso anche la logica dell'arbitro su queste situazioni di vantaggio sia stata un attimino migliorata. Ancora ci dice che nel momento in cui stiamo giocando come giocatore lockato, ok, quindi abbiamo fatto il player lock L3 ed R3, la linea dell'avversario va a seguire il giocatore lockato all'interno della sua metà campo, anche se questo praticamente non ti portava un beneficio. Quindi nel momento in cui io vado a fare questo player lock e magari mi porto il giocatore in fuorigioco, la difesa capitava che continuava a seguire il giocatore player lockato, anche se effettivamente questo non portava alcun tipo di beneficio, perché nel momento in cui ovviamente il giocatore è in fuorigioco non è più un pericolo e quindi la difesa avrebbe tranquillamente dovuto disinteressarsi della cosa. Ultima fattispecie di gameplay che è stata toccata, ci dice che gli autogol venivano alle volte registrati come tiri in porta per la squadra che ha segnato. Vabbè, questa è una troiata totale che non ci può fregare più di meno, è semplicemente una roba per le statistiche, ma insomma a livello pratico non è che impatta più di tanto. Quindi diciamo che se proprio vogliamo fare un recappone di quelle che sono le novità di gameplay che sono state inserite all'interno di questa patch, fondamentalmente arbitro che viene migliorato per quanto riguarda quella che è la logica su chiamate di vantaggio e in particolare chiamate arbitrali su uscite dei portieri fallose, soprattutto all'interno dell'area di rigore, e poi fondamentalmente risoluzione di bug, quindi parliamo di quello della punizione che non dovrebbe più far sì che la partita si blocchi, e poi quello che è relativo alla stabilità del secondo tempo, quindi non dovremmo vedere più quelle che sono le perdite di frame. Poi vabbè, ci sono come al solito tutta una serie di cambiamenti a quella che sono la modalità carriera, che vabbè, onestamente non gioco, quindi non saprei neanche di che cosa stanno parlando. Stessa cosa su Volta, sono state aggiunte tutta una serie di cose nuove, e poi sono state fatte delle solite migliorie a quelle che sono situazioni generali, audio e visual. Quindi sono stati andati a modificare alcuni badge, kit, banner, bandiere, eccetera eccetera, durante quello che sono le scene della prepartita. Ci sono nuovi 31 star heads e un nuovo star head, onestamente non so a cosa si riferisce questa cosa. E in alcune situazioni c'era una incorretta formattazione del testo, quindi per quanto riguarda questo, insomma, parliamo anche qui di problemi minori. Dunque, regà, per quanto riguarda anche questo video di patch è tutto. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate. Secondo me c'era qualcosina che potevano ancora risolvere e non l'hanno fatto, come ad esempio il famigerato problema del controller che pare ancora rimanere lì, passaggi con la X che sono troppo inconsistenti a mio modo di vedere, CPU che è veramente invasiva ed immensa tuttora, quindi vediamo quello che succederà, vediamo con le prossime patch effettivamente se andranno a risolvere problemi ben più spinosi di questi. Mi raccomando, in descrizione trovate tutti i vari partners e i link per la piattaforma Viola dove sono live tutti i giorni. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata e un salutone al vostro Liberoschi. Ciao!